Ho bisogno del tuo nome. Magda. Magda. Magda è un nome greco, forse? No. No, O che forse io sappia, russo. così dicono, ma hanno detto di no. Ma invece, Magda, tu sei di? E Milano. sei alla scuola a ballare e ballare, giusto? Sì, da pochi mesi, un Quanti? paio. E come sta andando? Da Dio, mi sono trovata talmente bene, ho iniziato provando swing nel corso di Giordano, che è un ballerino fantastico, ma sono tutti fantastici, e poi mi sono iscritta subito. Dopodiché ho iniziato lezioni private con Giordano e quindi adesso sto facendo, e poi tango. Ma fai Un paio sì, di settimane fa. freschissima. Sì. E quindi Tutti balli privati, però. Con il ballo con l'insegnante, sì, giusto? preferisco perché voglio un attimino. Cioè, swing è una cosa simpaticissima, bellissima. Poi il nostro è un gruppo fantastico. Però ecco, vorrei un attimino approcciare al ballo avendo i miei insegnanti e poi fare anche i gruppi, sicuramente farò anche i gruppi. Immagino che ballare con l'insegnante è tutt'altra storia, c'è più dedizione. Co cosa c'è? Dimmelo Non te è cosa c'è. dedizione perché secondo me comunque hanno dedizione, almeno per quello che ho potuto vedere io, questi insegnanti sono fantastici, sono innanzitutto seri, ma nel vero senso della parola, e dei grandi professionisti, e ti fanno sentire proprio a tuo agio, pur non sapendo muoverti, ti fanno sentire veramente come se tu avessi già ballato da chissà quanto tempo. Questo è quello che hai trovato anche E quindi ballare con l'insegnante, giusto? sì, proprio, ballando proprio con il tuo insegnante. E quindi penso che sia un qualche cosa di molto più mirato. Poi naturalmente con il gruppo ti diverti anche, però ti diverti anche con il tuo insegnante. Oggi farei un'esibizione di, No, io no? oggi non faccio, oggi sono qui soltanto da spettatrice. Però sicuramente ballerai durante la serata, dopo. Ma quello anche no, magari. Verrò a prenderti io e Ma anche balleremo insieme. no, ma anche no, Promesso! no.